Ma dai, Luca, ma cosa vuoi che sia? Bisogna soltanto raggiungere quel pulsante lì in fondo. No, è una pazzeccola. Non è così semplice, Espi. Questa mappa è piena di troll. Devi stare attento. Oh no? Dietro ogni angolo, dietro ogni mattone, potrebbe esserci una trappola o un qualcosa di cattivissimo. Ma il soffitto è fatto pure di lava. Secondo me ci conviene muoverci. Non vorrei che iniziasse a gocciolarci sulla testa. Dai, andiamo. Quello l'ho dato anch'io, eh. Allora, qualche saltino. Vabbè, questi sono semplici. Dai, ma non è... Scusa. Sono inciampato, non so dove. Ok. Non so come siamo caduti, Luca, ma ora... Per il pulsante, vai! Ah, è diventato tutta lava! Lo sapevo che non c'era da... Hai visto? Aspetta, ma questo passaggio non c'era prima! L'ho visto quando stavo morendo nella lava, si è aperta questa strada. Oh, c'è un pulsante! Aspetta, però non mi fido! Ma no. Questa volta non mi fido! Oh. Ah, guarda come ho evitato il Aspetta, ma si è aperto un passaggio ancora qui dietro! Ah, davvero? Aspetta, allora, però fai attenzione! Le trappole! Io provo... Ok, dai... Credevo fosse il blocco sicuro. Ma veramente ti sei fatto fregare? Si era aperto tutto e credevo che lì non si apriva adesso. E invece no, però è comparsa una pressure plate, guarda. Questa era la soluzione. Dove siamo stati trasportati questa volta? Cos'è, un'altra burla, questo un altro scherzo? È abbastanza sospetto, eh. Ma poi questa stanza è stranissima. Io lo premerei sto pulsante, però è l'unica cosa che possiamo fare. Ha fatto qualcosa. C'è un altro pulsante qui. Ha fatto qualcos'altro? Continuano a comparire pulsanti, Luca. Sembrano un po' esagerati adesso. Questo? Continuiamo a li premiamo tutti, Luca. Questo? Sono comparse le pressure plate. Secondo me una di queste è un troll. Una di queste ci fa schiattare alla grande. E ora? Raccogli la pressure plate. Qua sopra! Oh, guarda! Come hai fatto a vederlo? Non l'avevo mica notato io. E ora? Ci sono. No. Ah, no. No. E vabbè. Luca, sono pressure plate di legno. E mi sa che ti uccido anche a distanza. Questa no. Questa qui, forse. Non lo so. Io mi butto. Ci provo. Va bene, andiamo qui. Andiamo. Ok, non è andata molto bene. Qui? Nemmeno. Manca l'ultima, Luca, in teoria. Dov'è? Qual è? È questa? Forse. Questa, mi pare? Sì! Jackpot! Oh, l'ultima sempre, eh? Un altro pulsante su un blocco viola. Che facciamo? Lo premiamo? Però c'è anche un cartello, a vedere cosa c'è scritto. C'è scritto premimi. Io lo premo. Oh! Ma come? Ha funzionato! Forse mi hai salvato. Hai stata la risposta giusta, Luca. Ora dove siamo? Cos'è questo? Un parkourino? Dai, diamoci una mossa, non è così difficile. Beh, ma perché sempre sopra la lava poi parkour? Non possono metterci sotto i cuscini, i panettoni. Ma cosa stai parlando, Luca? Fai una bella corsa, mi raccomando. Devi sbrigarti. Devi essere super rapido, vai! No, per un pelo! Mamma mia, c'eri quasi, però. Devo dire che sei stato molto abile. Aspetta, però mi è venuta in mente un'idea. Ma se io faccio tipo così... E poi vado avanti tranquillamente. Guarda! Ecco qual è il troll. Bisogna avere un po' di pazienza. C'hai anche ragione, eh. Vabbè, io volevo fare le cose oneste. Tu vuoi fare le cose oneste. Però ora mi sa che devi fare invece come facevi prima tu, con un bel tempismo. Vabbè, ma che bravo che sei. Aspetta che ci provo anch'io. Salto. Salto. Mamma mia, di un pelo. Ma il pelo, eh. È un po' rischioso. Ma dobbiamo... torniamo indietro. Ma come? Ma dai, Luca. Probabilmente il troll e le sfide continuano anche nel Nether. Non aver paura. Ma è peggio. No? Ma ci hanno trollato. Non c'è niente da queste parti. Perché non c'è nulla? Non lo so. Di solito c'è sempre qualcosa. Esploro un po' intorno. Tu vuoi da quella parte o da questa? C'è qualcosa lì? C'è un pulsante, forse. Oh, arrivo subito allora. Cos'è? Tipo un tempio? Un po' sospetto. Serve per evocare Herobrine. Vabbè, lo premiamo, Luca. È un po' rischio. Cos'è sta storia? Ma dove siamo finiti? Non lo so. Ci sono stati fuochi d'artificio. E dove siamo ora? Oh no? Ma... cos'è sta... Ma siamo al biliardo. Cos'è sta cosa? È la roulette. Come la roulette? Hai ragione. Ma è stranissima questa cosa. Oh no, ci hanno chiuso dentro, Luca. Oppure siamo in tribunale. Abbiamo rotto qualche... Perché c'è questa musica inquietante, Espi? Oh, ci sta. Teniamo tutto buio. Stanno spegnendo tutte le luci. Oh no! Che succede? Non mi piace. Che sta succedendo? Luca, stai vicino alle pareti. Io volevo vincere. Ok, è passato tutto. Forse era soltanto un sogno. No, non penso, però, perché di solito non dormiamo nello stesso letto e poi è blu. Ah! Che cosa?
Cosa hai visto? Credevo ci fosse qualcosa dietro il quadro. Ah, non ti preoccupare. Piuttosto preoccupati per i troll, che saranno anche qui, penso. Guarda bene ovunque, Espic. Qua non c'è da fidarsi. Non è mica casa nostra questa. Vediamo qua nella chest. C'è qualcosa di nascosto qui sotto. 0 di 0. C'è un cane. Oh, guarda, c'è un cagnolino. Si può uscire? No, a quanto pare non possiamo uscire. Fido, Fuffi. Però c'è un pulsante, Luca. Che dici? Lo premo? Premilo. Oh mio Dio, è partito il telegiornale. È partito il telegiornale di Emilio Fede. Io non ci capisco niente di sto telegiornale, Espi, non so te. No, no. Perché ci ha fatto venire la nausea a guardare la televisione? E perché ho un pulsante? Aspetta, aspetta, hai ragione. Ci ha dato un pulsante, dobbiamo capire dove inserirlo. È la chiave per andare avanti, però. Però mi raccomando, fai attenzione a dove piazzi questo pulsante, perché potresti beccarti qualche bel troll. Qui è sempre tutto trolloso. Oddio santo, che è successo? Ho provato a cliccare sul letto. Perché eravamo nel Nether? Oh no, ecco cos'era il troll. Ti ho detto di fare attenzione. Ho teletrasportato anche me qui. Ma dove ci ha portato? Hai visto? Ma siamo al parkour di prima. C'è il blocco. Oh, aspetta. E visto che questo bottone può essere piazzato sul blocco di diamante, direi che questa la soluzione. Perfetto. Ma siamo finiti in ospedale qui! Cos'è sta storia? È un laboratorio, è una clinica! Forse sì! Diamo un'occhiata qui intorno! Però, sa che ci sono delle porte da cui non si può più tornare! Oh, ma aspetta, ma... Ma tu non eri qui! Ma, che è successo? Ma sono entrato di qua, Espi, ho capito che ci sono i troll, però sono porte normali, Pensavo fosse un'illusione ottica! Vabbè, vieni da questa parte, Luca! Comunque mi sa che si va di qua, come di là? Sicuro? Di qua si può andare! Ma qual è il bagno? Non lo so, mi scappavo un pochino! Di qua! Oh, di qua... Sì. La porta verso l'oscurità. Un'altra porta verso l'oscurità. Ah! C'è un po' di roba. Che cos'è sta sto? Volevo entrarci io. Ma cos'è, un generatore? Cos'è sto posto? E se facessimo esplodere quei cristalli dell'End, cosa te ne pare? Oh, andiamo lì a dargli un pugno? Non lo so, se è il caso. Cos'è? Oh mio Dio! C'è decisamente un generatore di elettricità fin troppa! Un po' collezionati Io lo faccio esplodere. Sei pronto? Ma no, Luca, esplodi tutto. Aspetta, lo potremmo far arrabbiare. Aspetta un attimo, dobbiamo decidere cosa fare. Secondo me conviene andare qui sopra le pressure plate. Non proverei a dargli fastidio. Ma non è uno scienziato pazzo, Espi. Vabbè, dai, fidati, andiamo. Anche tu, Luca. No. Che sta succedendo? Ne ho due. Cos'è sto rumore? Che ci sta facendo? Sono brutti. Brutti rumori. Che razza di macchina può essere questa? Non mi piace. Qualsiasi cosa sia, non mi piace. Mi sa che si sta mettendo in funzione. Oddio. Cos'è sta storia? Ma siamo finiti. Siamo finiti il Medioevo. Era una macchina del tempo. Era una macchina del tempo. Davanti alla corte. Non togliere la maglietta al re, che dopo ti condanna a morte. Non volevi. Grazie, re. Andiamo. Sono tutti muti da queste parti. Cosa dobbiamo fare? Vedi. Mi sa che è il regno dei muti questo. Oh, esploriamo un po' questo castello. Dobbiamo trovare un modo per andarcene via, evitando i troll, ovviamente. Metti gli occhi aperti. Aia. Ma sei morto subito. Ho appena trovato il troll. Non premere i pulsanti. D'accordo, non premi i pulsanti. Ma qui c'è un tavolo da biliardo. Non pensavo che nel Medioevo avessero i tavoli da biliardo. Attento, ci sono delle pressure. Ops. Sono stato abbastanza fortunato. Ma perché tu c'hai tutta sta fortuna? Luca, oppure sei tu che c'hai sfortuna. Io premo un pulsante e muoio. Guarda tutti i chiopper, magari c'è qualcosa di interessante. Oh, ho trovato la tua camera, Luca, vieni qui. Guarda che bella. Ma dai. Ma scusa, ma è bellissima. Ma c'è anche il tuo ritratto. Tu sei quello a destra, ovviamente. Ah. Oh. Lo sapevo. Cosa c'è? Un passaggio segreto? Maledetto. Una chest con un... Cosa c'è? Smeraldo, una gemma. Però è uno smeraldo incantato. Deve essere speciale. Deve fare sicuramente qualcosa. Guarda là sopra. Guarda lì. Sono troppo basso, Luca. Come facciamo? Ti do una spinta. Hai ragione, ma mi sa che ci servirà qualcosa per arrampicarci qui. Ok, a parte questi, ma. Oh no, una prigione questa, Luca. Di funghi. Ma non è una dispensa di funghi, è una prigione. Ma guarda un po', e adesso. Ci fidiamo a tirare questa leva? Vai. Perfetto, e mi sa che dovrò scattare. Era l'unica soluzione. Dovrò scattare anch'io se voglio uscire. Ma guarda che roba. C'è un lunghissimo tavolo pieno di roba da mangiare. E c'è un pulsante nascosto. E guarda cosa mi ha dato il pulsantino nascosto. Una gemma. Una gemma.
C'è anche un pulsante qui, no, ma non mi fido. Quello mi pare brutto. Dici? Ma non è che soltanto i pulsanti di legno sono buoni, mentre quelli di pietra sono cattivi. È uno strano biscotto. Ah, come mai sei morto? Ucciso me. Vabbè, mi spiace, Luca. Oh, Luca! Ma ti ho dato lo sciacquone! Dove? Anzi, scusa, ho alzato la tavoletta qui e ho trovato un'altra gemma qui al casaccio del bagno. Oh! E ne ho trovata anche un'altra! Non so quante ce ne sono di gemme, ma ho anche trovato il posto dove mettere, Luca. Guarda, seguimi! Qui c'è scritto... Quello l'ho visto anch'io. Di inserire le gemme. Cinque gemme. Cinque? Io ne ho una. D'accordo, allora cerchiamo l'ultima. Oh, trovato! L'hai trovato? Era qui. Oh, era nascostissimo! Ok, andiamo a mettere tutte le gemme che abbiamo e vediamo qual è il nostro premio. Una, due, tre... Oh, eccoci qua! Dove siamo? Che bello, un corridoio della paura, della morte e distruzione! Ma stai scherzando? Ma non eravamo nel Medioevo? Vabbè, andiamo! Dobbiamo avere un po' di fiducia, Luca! Tantissimo! Dobbiamo soltanto premere quel bottone e tutto migliorerà, assolutamente. Beh, no! E siamo ancora qui! Vabbè, Luca, la costanza è la cosa più importante, continuiamo a premerlo! Prima o poi... Ah, no, dannazione! C'è un altro pulsante, però! Oh, premi quello allora, vai! Beh, ed eccoci molto. Qua, un altro corridoio ancora! Sì, ma quanti corridoi ci saranno? Io mi metto okay, qui. Ha fatto diventare tutto buio. Abbiamo la nausea e siamo pure ciechi. Sa che è un'uscita, però. Sicuro che sia un'uscita? A me sembra più una condanna a morte. Dove siamo? È casa tua. Ma smettila. Penso che sia il tuo cervello. È abbastanza spazioso qui dentro. Il mio cervello? È spazioso ma è vuoto. Può essere il tuo, mi sa. Cosa vuol dire? Con spazioso intendevo vuoto. Dai, su. Andiamo avanti. Oh, dove siamo finiti adesso? Cos'è sto postaccio? Oh oh, da tanto di sala del boss. Perché c'è la musica? Oh no, perché c'è arrivata una spada di diamante? Oh no, attento, Luca! È il troll definitivo, colpiscilo! Colpiscilo! Uno di noi con la spada e l'altro con l'arco, magari, eh. Sono un po' male. Ok, ci provo. Vai lontano! Ah, ma dai, è potentissimo! Dobbiamo sfruttare l'arena, buttarlo nella lava! Ma secondo te lo possiamo bruciare con la lava? A me sembra super resistente lo stesso! Guardalo! L'ho bloccato! Ah! Vabbè, mi hai ucciso! Ma io, è vero! Ce l'abbiamo fatta, Luca! Abbiamo sconfitto il troll definitivo! Il re dei troll! O no? Ma siamo usciti dalla macchina di prima! E non posso nemmeno farla esplodere! Però abbiamo... Ma scusa, abbiamo ottenuto una spada di diamante, quindi non è stato soltanto un sogno! È stato veramente un viaggio nel tempo! Vero. Nello spazio-tempo! Ma ora? Fateci uscire? Ma si può sapere, Luca, perché mi hai riportato nella zona del parkour? Cosa ci stiamo ma a fare qui? Fio! Non hai notato cosa hai in testa? È un pulsante! Oh, è vero! E va qui! Ah, che poi sei piazzato su un blocco di oro! Vabbè, metti il tuo! Pensi che non sia un troll anche questo, Luca?